Ciao Domenico Reiki, come certo saprai, oltre al Reiki, pratico e faccio per il benessere delle persone altre cose. E oggi voglio parlarti brevemente del Theta Healing e diciamo che ieri mentre riguardavo gli appunti e rileggevo i manuali ufficiali di Diana Stibal, quella che ha portato il Theta Healing ai giorni nostri, ho trovato una cosa molto bella, molto ricca di gioia e volevo condividerla con te. Naturalmente non condivido l'esercizio, quello poi se sei interessata mi puoi contattare in privato, ma volevo condividere appunto qualcosa per farti comprendere le potenzialità che ha il Theta Healing e le potenzialità che abbiamo quando lavoriamo assieme al Creatore di tutto ciò che è. Ok, quindi gli occhiali perché andrò a leggere, per non dire cose sbagliate, andrò a leggere l'anima spezzata. Un esercizio potentissimo questo. Allora, ti leggo che cosa dice Diana Stibal. A volte la vita può diventare troppo pesante nel presente, illusione di realtà. Presente come illusione di realtà. Ci sentiamo sopraffatti dell'asperità di questa esistenza e da tutte le cose terribili che ci sono capitate. A causa di questo umore depresso, una persona potrà sentirsi vuota dentro, fino al centro più profondo del proprio essere. Poiché le nostre anime sono scintille del creatore di tutto ciò che è, la durezza di questo mondo a volte può essere semplicemente eccessiva. Questo è il dolore che va al di là del dolore. Tutto questo si rende visibile attraverso gli occhi, la finestra dell'anima di una persona. Quando lavori su qualcuno, dovresti chiedere al Creatore di tutto ciò che è se quella persona è stata spezzata nell'anima. Quando qualcuno muore, il Creatore sistema la sua anima. Questa è un'altra alternativa. E ricorda, il Creatore ci dà sempre alternative. È bellissimo. Non usiamo il test muscolare per scoprire se questo è accaduto, perché in questo caso specifico non sarà preciso. Per vedere se una persona ha l'anima spezzata, entriamo nel suo spazio e visualizziamo una sfera di energia che ha sulla superficie crepi, crepe o strappi. Questa sfera rappresenta l'anima. Dato che il criterio di guarigione sarà diverso da una persona all'altra, chiederemo poi al creatore di tutto ciò che è, cosa fare a livello spirituale per quella persona. La verità certa è che un cuore e un'anima spezzata non possono essere riparati, ma devono essere ricreati. È bellissimo. Dio ci ricrea l'anima, il creatore. Quando Dio ricrea l'anima o il cuore spezzato, la persona diventerà più forte a questa esperienza. Come la fenice che risorge dalle ceneri della propria morte, ci sarà una rinascita e attraverso la rinascita la creazione. Sii consapevole che quando una persona si ammala a livello mentale, fisico o spirituale a causa di un'anima spezzata, diventerà apatica. Tieni presente che quando l'anima viene ricreata, la sua energia ritorna. Raramente userà la rabbia per stimolare le sue ghiandole surrenali. La prossima emozione che ritorna per stimolare lo spirito è la gioia. Con l'anima ricreata dal Creatore, da Dio, è la gioia. Una volta che l'anima è stata ricreata, il corpo verrà anche liberato da tutti i virus. E poi sotto c'è la pratica di come fare per appunto, riparare l'anima spezzata con il metodo di Theta Healing. Però l'ho trovato questo scritto così bello, così importante, che volevo condividerlo con te. È tutto, sì, dai, è tutto. Comunque, se hai domande, dubbi, se non sai cos'è il Theta Healing, puoi scrivermi sotto questo video o contattarmi a il mio reiki@gmail.com. Buona vita.